Buonasera a tutti, dovreste sentire la mia voce, vedere anche il video e Paolo. Ok, è partita anche la registrazione su Facebook, quindi possiamo iniziare. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e dell'avvertenza sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di Tikmin Euro per l'ETD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, secondo appuntamento insieme a Paolo Serafini. Parleremo anche durante questo evento di cose interessanti come durante il primo appuntamento, però come sapete prima di entrare nel vivo c'è la presentazione del broker che rappresento che è Tikmil. Nelle slide vedete Tikmil Europe perché con la Brexit Tikmil attualmente può commercializzare i propri prodotti sul territorio europeo attraverso la regolamentazione SISEC. Regolamentato quindi SISEC è registrato presso la Consob. In questo caso i fondi sono segregati e separati dalla società e assicurati fino a 20.000 euro. Tikmil è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviati ai nostri liquidity provider. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,2 secondi, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono commissioni sugli indici e da qualche mese abbiamo aggiunto anche i microlotti sugli indici americani insieme a quelli del DAX che già avevamo. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune e non avrete mai un report con Tikmil. Questo è il numero di iscrizione di Tikmil presso la Consob. Potete controllare voi stessi il numero di iscrizione 4310, fa parte di Tikmil Europe Ltd, quindi come impresa di investimento senza succursale. Tikmil offre sul lato CFD tre tipologie di account: il conto Pro, il VIP, che sono i conti di punta, perché hanno gli spread a partire da zero, a cui va aggiunta una piccola commissione. Poi c'è il conto Classic, che non ha commissioni, però gli spread sono un po' più alti perché partiamo da 1,6. Inoltre, abbiamo anche lanciato da qualche mese i prodotti regolamentati, quindi su conto futures e opzioni attraverso la CQG, che è una piattaforma molto famosa. Potete trovare tutte le informazioni del caso sul sito di Tikmil, quindi su il deposito minimo richiesto e le varie condizioni applicate. Inoltre, oltre alla piattaforma principale che è la CQG, per chi vuole, c'è anche le varie connessioni API attraverso TradingView, MultiChart e Sierra Chart, quindi potete usufruire del data feed di Tikmil con le relative commissioni e poi connetterla appunto alla vostra piattaforma preferita. Questo lo possiamo anche saltare sul discorso della leva per non rubare appunto spazio al webinar di Paolo, che sarà molto interessante. Vi volevo far solo per chiudere il discorso sulle condizioni relative ai conti CFD. Potete controllare in qualsiasi momento le condizioni che Tikmil applica, sia in termini di spread che commissioni, sul sito di MyFXBook, che è un sito esterno, quindi non collegato a Tikmil. Noterete come per la maggior parte del tempo Tikmil abbia sia gli spread che le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. E chiudo con questa tabella che rappresenta la commissione che si paga su un lotto di euro-dollaro, escluso lo spread. Sul conto Pro parliamo di 4 euro run turn e sul conto VIP di 2 euro run turn. Ovviamente è proporzionale alla size, quindi sui mini lotti e micro lotti sarà comunque molto di meno. Ad esempio, su un mini lotto andiamo a pagare 40 centesimi, sul micro lotto 4 centesimi. Il risparmio rispetto alla media di altri broker con il conto Pro è più o meno del 30%, con il conto VIP addirittura oltre il 60%. Ok, io ho terminato con la mia condivisione.
presentazione del broker, quindi lascerei un attimo il monitor a Paolo. Paolo, puoi prendere Sì. la Prendo, è condivisione? impossibile iniziare a condividere lo schermo mentre l'altro partecipante sia ancora in condivisione, mi sembra. Io non Ok, riesco. prova Ok, adesso. adesso dovrei riuscire. Ok, adesso ci riesco. Allora, Salve, buonasera a dovrebbe tutti. iniziare alle 19. Sì, abbiamo iniziato molto puntuali, quindi siamo in perfetto orario. Poi c'era un'altra domanda che non vedo più dove sono finite le domande, però magari poi le lasciamo verso la fine le domande. Quindi adesso vediamo un po' cosa ci propone Paolo. Nella precedente volta abbiamo parlato comunque anche della gestione del rischio rendimento con una strategia molto interessante, soprattutto sulle aperture, sui minimi di giornata. E quindi è molto interessante anche capire oggi di che cosa andremo a parlare. Allora, vai Paolo, Ok, io ti buonasera a seguo con le tutti. domande nel caso Ciao ci Giuseppe, possa sì, se mi essere qualche. avete qualche domanda scrivete pure Giuseppe, tu fermami pure Giuseppe quando c'è qualcuno Sì, che ha qualcosa assolutamente sì. da chiedere, magari che non ha capito, e quindi vediamo un attimo come rispondere nella maniera più corretta. Allora, andiamo adesso, l'altra volta avevamo parlato un po' di come impostare la giornata, di quelle che potrebbero essere cose da guardare prima di inizio giornata, quindi controllare i minimi, i massimi della notte, controllare un po' di livelli in modo tale da non trovarci un attimo impreparati nel momento in cui il mercato arrivi su determinati livelli, perché solitamente abbiamo detto che gli ordini sono piazzati sotto o sopra determinati livelli e quindi da controllare un attimo se c'è la possibilità di fare qualche rientro. Ad esempio adesso, già guardando il grafico, c'era possibilità di fare qualche rientro su questo recupero di questo minimo, di questo range qui che lo rompe e recupera, quindi qui si poteva fare un'entrata con lo stop abbastanza stretto per vedere se il mercato va in accelerazione di nuovo. Quindi siamo proprio in diretta e stiamo assistendo proprio a un bel recupero del mercato se io l'avrei fatta l'entrata. Quindi vabbè, comunque addirittura adesso l'avrei messa magari alla pari, magari mi becca alla pari, dopo riparte su di nuovo, però questa era un'entrata magari si poteva anche tentare. Però non è l'argomento di questa sera, andiamo a vedere adesso un po' l'argomento di questa sera, perché solitamente io, essendo principalmente un trader contrario, vuol dire che vado contro il mercato quando ci sono degli eccessi, sia a ridosso dei massimi sia a ridosso dei minimi, allora cioè, veniamo chiamati come controtrend, trader contraria, e quindi più chi ne ha ne mette, insomma. E quindi veniamo classificati in questa maniera qui, trader che vanno contro trend. Naturalmente io faccio anche il trader in trend, però col trend solitamente vediamo che un trend ben definito durante il mese ne troviamo su 20-22 sedute, troviamo solo due o tre sedute ben definite dove si può tentare magari qualche long e tenerlo lì e andare dopo il mercato, vediamo come va su tutto il giorno, oppure qualche short e vediamo che viene giù tutto il giorno. Solitamente quelle sono le giornate più brutte per chi si mette contro trend. Perché chi si mette contro trend, se non sa esattamente come lavorare, il rischio è di mettersi short tutta la seduta e il mercato è fortemente in trend a rialzo e si rischia di prendere veramente sberle tutto il giorno tradando in questa maniera qui. Per cui adesso andiamo a vedere un pattern grafico che solitamente io adopero al ridosso dei minimi e dei massimi. E quindi è proprio quando abbiamo visto nuovi minimi o abbiamo visto che ci sono nuovi massimi. Quindi c'è stata una forte accelerazione di prezzo da una parte o dall'altra. Quindi in questo caso qui andiamo a visualizzare adesso un pattern grafico che adesso andiamo a vedere velocemente. Qualcuno di voi, senz'altro, saprà, l'ho spiegato anche qualche altra volta, magari andremo proprio più nel dettaglio questa sera con questo webinar. Qualcuno di voi conosce perfettamente l'1-2-3 Giorosse. Però magari qualcuno non sa esattamente come tradarlo, oppure non sa magari che tipo di time frame potrebbe inserire per tradare l'1-2-3 di Giorosse. Chiaro che adoperando dei time frame abbastanza alti abbiamo degli stop, a mio avviso, leggermente più ampi. È chiaro che sul mercato americano abbiamo la possibilità di avere delle fluttuazioni molto importanti e quindi si possono tenere anche degli stop leggermente più ampi rispetto al solito.
però io sono un trader che cerca di pensare prima allo stop piuttosto che alla perdita prima di aprire ogni posizione di trading, è chiaro che cerco di valutare bene la mia entrata prima di farla, perché penso appunto allo stop. Quindi se il mio stop è stretto apro l'operazione, se il mio stop è largo la mia operazione non apro più, quindi cerco di lavorare in un'altra maniera. Adesso qui non siamo sui minimi, però potrebbe innescarsi, tra poco vedremo, potrebbe innescarsi un 1-2-3. Non siamo sui minimi, ricordiamoci che l'1-2-3 di Joe Loss va a essere determinato solo se siamo a ridosso dei minimi o massimi, cioè nuovi minimi, nuovi massimi. Siamo in una tendenza fortemente a rialzo, quindi stiamo aspettando magari qualche possibile inversione del mercato che potrebbe magari invertire da un momento all'altro, non sappiamo magari come tradare. Il mio time frame solitamente preferito è il 2 minuti. Ok, quindi molti di voi, magari che mi conoscono già da parecchi anni, sanno che il mio time frame a 2 minuti è quello che preferisco. Con ciò dico che non disprezzo neanche magari 5 minuti, 3 minuti o anche 1 minuto. Questa sera, visto che abbiamo un grafico qui a 1 minuto, andiamo a vedere direttamente a 1 minuto questo pattern grafico di Joe Loss. Prima vi farò la spiegazione del pattern, come la cerco di interpretarmi io, come insomma. Il pattern grafico 1-2-3 secondo Paolo Serafini, che non voglio rubare nulla a Joe Loss, questo grandissimo trader americano, che vanno tutti i miei complimenti per le opere sia didattiche che ha fatto, tutti i libri che ha fatto e tutti gli insegnamenti che ha dato tutti questi anni nel mondo del trading. C'è qualche domanda nel frattempo, Giuseppe? Sì, allora stavo vedendo. Mi confermate che intanto la telecamera sia stata spostata e non è sulla parte alta, perché io l'ho spostata sulla sinistra, come chiedeva anche Alberto. Poi Francesco chiedeva lo scorso webinar dove può essere rivisto, magari a fine webinar ti giro il link della registrazione, lo faccio dopo. E poi Katia scrive: non conosco il pattern, se puoi spiegarlo, ma appunto l'hai detto poco fa, quindi ti ho anticipato un attimo solo nella domanda. Ok. Allora andiamo a spiegarlo prima a livello didattico e dopo andiamo a vederlo sempre a livello didattico, sull'SP500, che solitamente la maggior parte di trader trade l'SP500 o il Nasdaq o il DAX oppure Mari Italy 40 tradano questi strumenti qui. Allora andiamo a vedere adesso com'è questo pattern grafico, andiamo a vedere 2-3 variabili sull'1-2-3 di Joe Loss e dopo andiamo a vederlo proprio graficamente, andiamo a vedere come impostare l'operatività. Abbasso un attimo il volume del mio cellulare, altrimenti si mi arrivano messaggi dopo disturbo durante la spiegazione. Allora, Joe Loss cos'è che dice praticamente? Dice che quando abbiamo un trend definito, magari abbiamo rotto tutti i minimi o abbiamo rotto tutti i massimi, a un certo punto la prima barra che mi determina un'inversione, facciamo finta, qua il mercato sta andando su, in questo esempio qui il mercato sta venendo giù, la prima barra che mi forma un minimo massimo superiore alla barra precedente vuol dire che il mercato molto probabilmente potrebbe essere sul punto di invertire. Però se mi fa una barra, ma abbiamo visto questo minimo qui, la barra chiude qui, e quindi il minimo potrebbe essere anche non il massimo proprio superiore all'altro, ma basta che il minimo sia superiore al minimo precedente, una barra così, e siamo su nuovi minimi, questo punto qui mi determina il mio punto 1. Quindi vado a determinare il punto 1 in questa barra, perché ho visto questa barra qui sta rimbalzando. È chiaro che se successivamente vediamo delle altre barre che stanno venendo giù e rompono questo livello, è chiaro che qui viene annullato il punto 1 e quindi non ho più un punto 1, ma andrò a visualizzare, ma se questa barra chiude qui, vedo un'altra barretta che tende ad andare su, il nuovo punto 1 diventa questo. Quindi noi andiamo a vedere se su dei minimi o su dei nuovi massimi abbiamo determinato l'1-2 come punto, importante anche il 3, magari il punto 3, andiamo a vedere dopo come investire la nostra operazione. Quindi andiamo a vedere adesso, quindi il mercato è venuto giù, facciamo finta che siamo su questo livello qui di minimo, questa barra ha invertito un attimo, questa barra ha invertito un attimo, dopo abbiamo un'altra barra che sta salendo, e successivamente vediamo una barra che ha un massimo inferiore e sta venendo giù. Allora io a questo punto qui ho già individuato il punto 1 e il punto 2 di questa barra qui, perché questa barra ha un massimo inferiore della barra precedente. Quindi se ho un massimo inferiore della barra precedente, questa mi determina già il punto 2.
In questo caso, io cos'è che faccio in questo caso qui? Devo aspettare il punto, un possibile punto 3, che potrebbe essere anche questo. Adesso andiamo a vedere il perché. Perché potrebbe essere anche questo? Perché se la barra successiva mi va a rompere il massimo della del punto 2, questo è il mio punto 3. Ok, quindi va a determinare l'1, 2, 3, e quindi in questo caso qui la mia entrata sarà su questa barra alla rottura del massimo del punto 2. Quindi questo è solitamente l'1, 2, 3, low quando siamo a ridosso di minimi, 1, 2, 3, high quando siamo a ridosso di massimo. Lo faccio vedere sul massimo anche, però vi faccio vedere io come ho cercato di modificarlo, e c'è anche qualche trader che lo trade in questa maniera qui, quindi ho fatto una piccola modifica dopo, già rossa, questo parte grafico. Quindi facciamo finta che su questo qua massimo abbiamo il punto 1, a un certo punto vediamo che l'abbiamo massimo inferiore al massimo precedente, mi chiude qui, mi fa un altro barra di ritracciamento, quindi qui non abbiamo ancora il punto 2. Vediamo che questa barra qui ritorna su, in questo caso qui mi determina il mio punto 2. In questo caso, in questa situazione, in questa barra qui ha chiuso, è chiaro che questo potrebbe essere il nostro potenziale punto 3. Perché se la barra dopo apre, rompe questo minimo, questa barra qui mi diventa il nostro punto 3. Ok? Quindi potrebbe essere un ipotetico punto 3. Ma io lo so quando questa barra mi va a rompere questo minimo qua. E dopo magari si ferma a questo livello qui, e quindi questo sapevo che era il punto 3. Però potrebbe verificarsi, allora questa sarebbe l'entrata all'1, 2, 3, A e L di Joe Ross. Però la facciamo in maniera diversa. Noi la facciamo in maniera diversa perché noi, una volta che il mercato mi ha determinato questo piccolo ritracciamento e mi forma un'altra barretta a questo livello qui, facciamo finta a questo livello qui, quindi molto vicino a questo minimo del punto 1, ma non ha rotto il punto 1, perché sapete che se rompe il punto 1 rinizio di nuovo la conta, dopo che vi faccio vedere. Quindi questo potrebbe essere un ipotetico punto 3. Quindi io, se questo è il mio punto 3, la barra dopo non entrerò più qui sotto il minimo della barra numero 2, del punto 2, ok? Entrerò sotto il minimo della barra numero 3. Quindi anticipo la mia entrata su questo livello, e Joe Ross dice che, meno male sia un anticipo, vediamo un attimo se da qui a qui abbiamo lo spazio sufficiente di guadagnare qualcosina, però magari metto lo stop. Lui solitamente mette lo stop sopra il punto 1, ok? Sopra il punto 1. Io solitamente, quando sto facendo un'operazione in questo qui, se entro sopra un massimo, metto lo stop sotto il minimo della barra informazione, non lo metto mai qui sotto, lo metto sulla barra informazione il mio stop. Quindi su questa barra qui, facciamo finta barra numero 1, barra 2, barra 3, il mio stop sarà collocato sotto il minimo della barra numero 3. Per cui adesso andiamo a spiegare esattamente come cerco di tradare io, ma di lungo e tre Joloss. Spero si veda bene, ho messo la punta gialla del disegno, si dovrebbe vedere bene, mi sembra, no? Sì, l'unica cosa, Paolo, se puoi spostare la tua telecamera a sinistra, la tua immagine. Ok. Perché io ho provato a farlo io, però mi dicono che si vede sempre in alto a destra. Ma meglio così. Vediamo. Si vede ancora? No. Quindi sì, okay. Si vede adesso lo schermo bene. Dovrebbe andare bene se mi date poi un feedback in chat. Ok, casomai accorcio un attimo anche il grafico così si vede meglio. Vado a vedere solo il grafico adesso. Sì, perfetto. Allora, facciamo finta che siamo su un trend a ribasso. Che il mercato sta venendo giù, riparte, viene giù ancora, quindi fa un'altra forte accelerazione. Io preferisco queste accelerazioni del mercato, perché sulle accelerazioni, sugli eccessi, so che posso tentare qualche operazione per andare a vedere se questi eccessi rientrano. Sappiamo dall'altra volta che ho detto che il mercato si muove su eccessi, su fase di equilibrio e su fase di eccessi di nuovo. Quindi sulle fasi di eccesso noi andiamo a vedere se si formano fasi di piccolo equilibrio, che il mercato ha meno volatilità. In caso in cui abbiamo poca volatilità, cerchiamo di vedere se c'è la possibilità di entrare a qualche operazione. Quindi il mercato viene giù, mi forma questa accelerazione forte, mi forma un altro minimo importante, la barra apre qui, quindi apre a ridosso del minimo barra precedente, ok, viene giù, riparte, va su, chiude in questa zona, qui siamo sul grafico, abbiamo detto 2 minuti, ok, time frame 2 minuti, attenzione perché io dopo spesso 2 minuti, se qualcuno di voi vuole adoperare 5 minuti va benissimo, che 5 minuti, 3 minuti, 4 minuti, non adopero time frame alti, per una questione di stop,
Ok, quindi chiude qui. Se la barra dopo apre qui sopra, è chiaro che questo minimo è già superiore a questo, però deve ancora chiudere questa barra qui, perché se apre qui dopo viene giù, è chiaro che mi forma un minimo inferiore, quindi non posso fare l'operazione. Però apre, magari viene giù un po', riparte, va su, arriva qui, chiude. Quindi questo, io so già che questo qui è il mio punto 1. Come vi ho detto precedentemente, se le barre successive vanno a rompere questo minimo, viene annullato il punto 1, quindi si riparte con la punta. Quindi qui abbiamo, siamo su nuovi minimi di giornata. La barra sta cercando di andare su un attimo, di forma questo punto qui, che non so se sia il punto 2, perché se la barra dopo apre, va, viene giù un attimo e fa così, quindi rimane sotto il massimo di questa barra, questo qui è il mio punto 2. Quindi abbiamo detto noi, che sulla spiegazione di poco fa, che io entrerò sulla barra che mi va a rompere il punto 3. Quindi se la barra successiva apre qui, questo potrebbe essere il nostro potenziale punto 3. Quindi sto lì col mouse e qua magari qui sopra qui ho, facciamo finta, 10 euro. Punto un ordine che sopra i 10 euro vado a comprare il mio strumento finanziario. Potrebbe essere magari, facciamo finta, Generali non conta 10 euro. Facciamo finta uno strumento con quota 10 euro, il signor Rossi quota 10 euro, a 10.01 compro il signor Rossi. Ok, quindi però questa barra qui deve superare i 10 euro, altrimenti non va a rompere questo livello, quindi non mi rompe il potenziale punto 3. Ma arriva su un pochino, non mi rompe il punto 3, viene giù, chiude qui. Allora io cos'è che penso? Questa barra potrebbe essere il mio punto 3. Allora, se apre qui, va a rompere questo livello, questa, siccome che questa non ha rotto il massimo, io entro subito, se mi rompe questo massimo qui, potrebbe essere questo punto 3, ma riapre, va su un po', viene giù e chiude qui. Cavolo, dico, sono rimasto lì un po', non è ancora il mio punto 3. Non faccio una conta delle barre, ricordatevi, non mi interessa niente. Appena mi rompe il massimo di una barra precedente, dopo aver formato già il punto 1, il punto 2, io entro là. Quindi sono su i minimi di seduta, quindi minimi di seduta, ok? Sono sui minimi di seduta. Ok, sono sui minimi di seduta. Quindi questi sono nuovi minimi, non sono a metà del grafico, sono sui minimi di seduta. Allora la barra qui mi chiude qua. Ok, allora io so che questa barra qui, questa, potrebbe essere il mio punto 3, questa potrebbe essere il mio punto 3. Diventa il mio punto 3 come? Se questa apre e mi rompe il massimo di questa barra qui. Facciamo finta che questo prima era 10, questo è 9.98. Io so che la mia entrata sarà 9.99. Quindi un tick, se abbiamo il tick che è di un centesimo, io troverò 9.99, quindi apre a 9.95. Arriva a 9.99, entro long. Quindi qui è scattato il mio long. Quindi è scattato il long, un tick sopra questa barra qui, perché questa è diventata il mio punto 3. Dov'è che sarà collocato il mio stop? Allora, dipende da tante variabili, dipende dalla size. Quindi quante azioni ho comprato, o quanti lotti ho comprato, o quanti contratti ho comprato, dico il future, lotti dell'SP, dell'S500, o lotti dell'Italy 40, o del D30, dipende da quanti lotti ho preso. Perché ora che se ho preso magari un micro lotto, ho preso uno 0,02, posso lasciare lo stop leggermente più largo. Se ho preso due lotti, è chiaro che devo stare attento, perché qui, avendo uno stop magari sotto i minimi assoluti, rischio di perdere tanti soldi. Per cui il mio stop sarà collocato sulla barra informazione, quindi lo metterò sotto i 9.95, quindi il mio stop sarà 9.94. Abbiamo detto che lo scostamento minimo qui è di un centesimo, quindi 0,01, quindi sto però sotto i 9.95. Quindi dipende dalla size, vedete che sono delle variabili che dobbiamo tenere sempre in considerazione, non dobbiamo non tenere in considerazione queste cose, perché altrimenti rischiamo di, una volta entrare con 5 lotti, una volta con 10, una volta con 20, una volta con 0,01, ma abbiamo perso soldi, dico, ok, adesso entro con 0,01, quindi non sapere bene come bilanciare bene le size. Io solitamente, da dove si trova il grafico, cerco di entrare, magari se il mercato arriva, è già andato su molto dai minimi, cerco di entrare, ma in questa zona qui cerco di entrare, magari se qui entravo con, facciamo finta, un lotto,
qui entrerò con 0,03. Se andate su un altro po', qui entro con 0,02 per vedere se magari non perdo il movimento. Però ho visto che hai già fatto già un bel movimento, quindi non entrerò più con la stessa size che ero entrato magari a ridosso dei minimi o prima che partisse un movimento importante. Quindi guardate che la contestualizzare anche l'ingresso è molto importante. Cioè non è che io ho un terreno che lo compro adesso, lo pago 10.000 euro, lo compro domani, lo pago 15.000 euro, è chiaro che non mi interessa più. Oppure magari dico, ok, anziché comprarlo tutto, ne compro una parte perché adesso costa molto di più. Quindi devo un attimino bilanciare un attimino la size in modo tale non rimanere ingabbiato e quindi avere uno stop troppo largo. È chiaro che adesso abbiamo visto più Bitcoin, un po', è il mercato americano che è andato su tanto. Cioè, entro e rimango overnight con tanti titoli in azione. Cioè, non ha senso a mio avviso. Aspetto un bel ritracciamento e su un ritracciamento importante cerco magari di tentare qualche operazione sul titolo. Allora, ripeto un attimo. 1 e 3, quindi andiamo a rivederlo, no, 1, quindi faccio 2 o 3 variabili, 1. Il mercato sta andando su, ritraccia. Ora ho visto già che era il punto 2, perché questi due bar hanno già ritracciato. Quindi qui questo potrebbe essere il mio punto 3. Ok, quindi qui sopra vado long perché questo diventa il mio punto 3. Quindi la rottura del massimo della barra precedente vado long. Potrebbe essere che fatto così, vi mostro 2 o 3 variabili, ok? Potremmo avere anche 2 o 3 barre allineate qui dentro, quindi questo è il mio punto 1, questo è il mio punto 2, ho 2 o 3 massimi uguali e quindi faccio lo stesso la mia entrata su questa zona qui. Ok? Potrebbe essere che fatto così. Potrebbe essere fatto anche così magari. Vedete qua abbiamo un'altra barra inside, io entro qui sopra, perché questa barra mi va a rompere il massimo della barra precedente. Quindi abbiamo il punto 1, punto 2, poi il punto 3. Ok? Potrebbe essere anche fatto così. Ditemi se vedete tutto. Potrebbe anche essere fatto così, magari. Ho il mio punto 1, magari qui il punto minimo, ho il 2 e il 3 che sono allineati sulla stessa zona, magari. E quindi entro subito su questa barra qui perché questa è una barra inside contenuta nella barra precedente, quindi posso fare questo tipo di operatività. Quindi considero magari il 2 e il 3 perché è una barra inside contenuta nella barra precedente. Quindi non mi ha rotto nel massimo, è rimasta all'interno di questo massimo, quindi non si è allontanata tanto da questo minimo. Quindi vado a fare l'entrata in questa zona qui. Quindi su questa barra faccio l'entrata. Lo stop, vi ricordo che è sotto il minimo della barra in formazione. La mia barra di entrata mi dà anche lo stop, quindi in questo caso faccio il mio stop in questa zona qui. Guardatelo bene perché questo è un pattern molto potente e andremo a vedere la prossima volta, ricordatevi anche il grafico che abbiamo postato l'S&P 500, io l'ho salvato, ho fatto uno screenshot di questa cosa qui, per la prossima volta parleremo come accompagnarlo anche col CCI, quindi non faremo in tempo oggi, parleremo un attimo la prossima volta di questa cosa, quindi vi faccio vedere un po' di cose sul grafico adesso, quali erano magari i potenziali 1, 2, 3 che si potevano tentare oggi sull'S&P 500. Quindi abbiamo capito queste cose. Io solitamente, vedete questi, le mie entrate qui, su tutte e quattro, io preferisco magari questa, preferisco questa e preferisco questa. Perché queste tre rispetto a questa? Perché questa è molto lontana da questo minimo e quindi la più pericolosa. Come vi ho detto prima, posso entrare qui, ma qui anziché entrare magari, se qui entro magari, qui entro con un lotto, qui entro magari in peso leggermente meno, entro con 0,8, qui entro magari con 0,7, perché potrebbe anche non essere un 2, 3, perfetto questo qua, qui entro con 0,02. Quindi qui dovete capire un attimo perché entro con queste size qui diverse, perché qui ho meno rischio, siamo più ridosso dei minimi, qui non siamo molto lontani dai minimi neanche qui, però leggermente più alti. Poi qui ha fatto una piccola congestione, quindi sta uscendo da una fase di congestione importante, quindi potrebbe prendere il trend, quindi vado a prendermi il trend dove è venuto giù il mercato forte, quindi siamo arrivati ai minimi, vediamo un attimo se cambia un attimino atteggiamento al mercato, sta cambiando e quindi potrebbe passare da ribassista a rialcista. Quindi vado a tentare l'operazione qui e dove metterò più carne, insomma, ecco, metterò più soldi sul mercato, quindi andrò con una size maggiore. C'è qualche domanda, Giuseppe?
Sì, diverse. Allora, Pietro ti chiede poi di passare con degli esempi su grafici reali, l'hai spiegato che lo farai tra poco. Baldo ti chiede se nel 2 minuti i volumi non li valutiamo. Baldo, mi sa che lo conosco, Baldo. Sì, i volumi li valutiamo, Baldo, sì. Sai che valuto fortemente i volumi. Quindi quelli lì li tengo in considerazione, però non è il tema della serata, però sai benissimo che io valuto se è il Baldo che dico io penso sia lui, sa benissimo che io valuto i volumi, quindi va a vedere come sono posizionati i volumi, cosa ho davanti a me quando apro questa operazione, quindi oltre che valutarla a livello grafico, la vado a valutare, quasi tutte le mie entrate le valuto a livello volumetrico, quindi non le valuto a livello grafico, le valuto a livello volumetrico. Ottimo. Poi Gio ti chiede dove pone i take profit? Ah, ecco, sì. È una bella domanda. Allora, per quanto riguarda il take profit, sapete che dalle scorse, non so se ne ho parlato l'altra volta, non mi ricordo se l'ho parlato Sì, un abbiamo attimo. parlato del discorso rischio-rendimento anche con i take profit, con Sì, degli io esempi reali. solitamente dipende, allora dipende dai contratti con cui entri. Facciamo un esempio, entro con un lotto. Allora so che possiamo dividerle questa quantità, quindi posso dividere Paolo, scusa in varie entrate. se ti interrompo, perché su questo c'era Giovanni che ti chiedeva, il concetto di tick utilizzato da Paolo per calcolare gli stop e le entrate equivale a quello di pip nel Forex su CFD. Io so che tu non tradi moltissimo il Forex, quindi ovviamente quando lui parla di tick si sta riferendo comunque agli strumenti che Paolo trada di solito, quindi sicuramente gli indici o anche le azioni. Sì, esatto. E, ad esempio, il tick qui, essendo, cioè, dobbiamo calcolare magari dal 3.881,40, facciamo un esempio, siccome l'SP regolamentato sarebbe 0,25 a tick, dobbiamo fare il calcolo che 0,25 cosa corrisponde qua, dobbiamo fare un calcolo anche sullo spread, le cose qui. Quindi io direi di lasciare essere leggermente più larghi sui tip. Rispetto ai tick, perché qui c'è cioè, leggermente dobbiamo fare delle prove, vedere qual è quello più importante per noi. Ad esempio, io se entro qui sopra, dopo ti faccio vedere, entro qui sopra, mi metto lo stop qui, però è chiaro, magari c'è lo spread, me lo va a beccare, lo metto leggermente più sotto, cioè l'allargo un attimino di più, ma non tanto di più, che okay? Non è che lo metto da qua, lo metto qua sotto, ok? Lo allargo magari di qualche tipo in più. Devo calibrare un attimo, poi dipende anche da broker a broker, lo spread che hanno, ogni broker ha degli spread particolari, O quindi tic fai min un sono esempio. molto bassi, quindi potete Ecco. sicuramente anche giostrare bene questo discorso. E Ecco. poi, concludendo con le domande, Luca ti fa un in bocca al lupo per la tua schiena, perché sa che non stai bene, quindi anche prima del webinar è un guerriero Paolo, quindi grazie per essere qui. Non è stato facile perché ovviamente so che hai questi problemi da qualche giorno, però ci teneva ad essere a questo webinar, quindi ti ringrazio Dopo ho le per procure che mi l'occasione. stanno sorreggendo. Ho le siringhe proprio qui, eccole qua, ho le siringhe. Non so se si vedono un attimo. Si Sì. Quindi vedono, sì? Ho ti le siringhe. ringraziamo Paolo per il tuo tempo e E quindi, no, nonostante il dolore. questa settimana avevo tre, quattro, mi ero sistemato questa settimana per fare 3-4 webinar. È capitato proprio la settimana che ho anche mal di schiena. Ero bloccato a letto, va bene, dai, comunque andiamo avanti. Vi ringrazio degli auguri che mi avete fatto. Grazie mille a tutti. Allora, andiamo a vedere adesso graficamente il discorso. Allora, per quanto riguarda i PIP, sapete che visto che pagate, avete lo spread molto basso e irrisorio quasi. Per quanto riguarda il tick mill, sapete che potete magari avere uno stop leggermente più stretto rispetto al tipo. Quindi dovete calcolare voi, perché varia anche da strumento a strumento. Ci sono strumenti che hanno meno liquidità, ad esempio l'SP non ha uno spread enorme e quindi possiamo anche cercare di tradarlo avendo gli stop leggermente più stretti. Invece magari abbiamo un Nasdaq che si muove più velocemente. Cioè, è chiaro che con la volatilità del mercato, cioè se abbiamo uno strumento che ci mette un po' prima di muoversi di 3-4 tick, è chiaro che il Nasdaq si muove in 20 tick su un attimo.
abbiamo un'ossidazione che è veramente molto importante, quindi cerchiamo di fare gli strumenti, trarre gli strumenti che hanno meno volatilità e andiamo a parlare proprio della volatilità tramite questo indicatore, quindi andiamo a vederlo la prossima volta questa cosa qui. E quindi cercate di valutare bene voi come fare le entrate in base alla volatilità dello strumento, in base anche allo spread che ha colpito lì, allargatelo un attimino, cercate di non essere proprio, casomai provatelo con delle size veramente ridotte tipo 0,001, cioè, sono i micro lotti. Sì, però... è un centesimo più o meno, fate conto di un centesimo appunto, quindi sì, vi trovate molto bene nella gestione del rischio. Sì, Io dico sempre, ok, è un mercato non regolamentato, però alla fine riuscite a imparare bene come fare trading, perché avete la possibilità di entrare con delle size così ridotte che con quantità piccole di denaro, con 500 euro, 1000 euro, magari si può lavorare bene anche con 200-300 euro. È chiaro che bisogna lavorare con 200-300 euro, non è che possiamo comprare un lotto. Cioè, alla fine non ha senso, cioè, come dico sempre, andare via ma prendersi una Ferrari e avere magari 10 euro per fare la benzina, non vai da nessuna parte. Cioè, vai a prendere un lease una Ferrari a 10 euro, ce la prendi, la parcheggi in garage, fai fatica a portarla fuori perché non arrivi neanche dal benzinaio. Quindi cercare di tradare, imparare prima come fare trading, quindi entrare con delle size veramente ridotte. E quando vedete, anche se guadagnate 5 centesimi, 8 centesimi, 4 centesimi, ma siete costanti, allora un po' alla volta da 0,01 entrate con 0,02, allora guadagnate magari 1 euro, 2 euro a giornata. Guardate che non è deprimente guadagnare 1 euro, 2 euro alla giornata. Io guadagnavo, quando guadagnavo 3, 4, 5 mila lire in borsa nel 98, 99, facevo i salti, dicevo guarda che bravo che sono stato, ho guadagnato questi soldi. E mi ricordo che la donna di servizio lì in casa da mia madre, e mi diceva ma fai i salti perché ho guadagnato 5 euro, per dire, ho guadagnato 3 euro, 8 euro, sì, non preoccuparti, poi la volta dopo riuscirò a guadagnare di più. Quindi ero soddisfatto di me stesso perché riuscivo a guadagnare costantemente anche poco, ma guadagnavo. Dopo un po' alla volta ho incrementato i guadagni e dopo da lì dopo sono riuscito a fare questo come attività principale, quindi dopo ho venduto anche la ditta che lavoravo e quindi dopo mi sono dedicato anima e corpo col trading, però è una cosa per arrivare a raggiungere quei risultati lì, vendere magari una ditta, non è che puoi venderla o lasciare il lavoro perché si vuole buttare a capofitto, ma mi arrivano delle mail di qualcuno che dice guarda, lascio il mio lavoro, faccio il trader come lo fai te. Cioè, non è che sia così sempre, sono poche persone che riescono a realizzare dei bei guadagni, quindi non bisogna mai lasciare il proprio lavoro finché non si ha una certezza. Io l'ho fatto nel 2003, dopo che dal 2000 erano più di 3 anni che facevo il trader professionista, diciamo, quindi guadagnavo nettamente di più con il mio lavoro di trading piuttosto che con la ditta che avevo, quindi ho venuto la ditta e mi sono dedicato anima e corpo al trading. Andiamo a vedere adesso nel dettaglio l'1-2-3 di Giorosso. Allora facciamo questo esempio qui, quindi andiamo a vedere, guarda, questo esempio quando il mercato è venuto giù, mi sembra stamattina, vediamo un attimo, questo qua, quello di stamattina, di oggi pomeriggio, che è proprio, eccolo qua, oggi pomeriggio abbiamo visto i nuovi minimi dell'SP500, quindi abbiamo visto questa, allora, prima abbiamo visto questa zona e mi ha determinato dei minimi qui, ok? Quindi qui avevamo dei minimi. Allora andiamo a vedere questa zona. Questi erano i minimi della giornata dell'SP. Vado per i minimi, mi crea un punto. Andiamo ad analizzarlo, quello che ho spiegato adesso, mi crea un punto 1, ok? Punto 1 è questo. Questo minimo e questo massimo sono superiori a questa barra qui, sì. E questo massimo e questo minimo sono inferiori a questa, questa diventa il punto 2. Quindi questa barra qui diventa il nostro punto 2. 1. 2, questa barra qui ha un massimo che è più basso di questa, è un minimo inferiore. Quindi questo potrebbe essere il nostro potenziale punto 3. Dov'è che entro io su questa barra? Un tick sopra il massimo della barra numero 3. Lo stop dove lo metto? Sotto il minimo della barra di mia d'ingresso. Metto lo stop qua, vado a vedere come gestire la mia operazione. È chiaro che qui micro, posso decidere, ok, ho un lotto, ne vendo, precedentemente vendo il 30%, 33%, quindi 0,33, facciamo finta, alla prima accelerazione, quindi mi sposto già il mio stop alla pari o a meno 1 magari, quindi so che questa che ho venduto, anche se dovesse tornarmi indietro 0,67, so che stop alla pari, non perdo più niente, ok? Quindi dopo vado a vendermi magari un altro 0,33 o 0,34, facciamo così, così mi rimane solo 0,33 alla fine,
sulla seconda generazione vedo il mercato qui, cincisca un attimo, mi fa un attimo di paura, chiudo l'altro po' di operazione e vado a vedere cosa fa. Va su, il mercato mi crea un nuovo massimo, su questa accelerazione mi crea un nuovo massimo. Ok, vedo qua, guardate, punto 1 qua, viene giù, punto 2, però questo va a rompere un nuovo massimo, quindi questo diventa punto 1 di nuovo. Potrebbe essere anche un altro punto 1 qui, quindi potrebbe essere un altro punto 1. Punto 2, qui viene giù ancora, quindi non è questo punto 2, il punto 2 passa qui. E questo va su un attimo, questo potrebbe essere potenziale punto 3, però il punto 3 è questo. Vedete questa barra, questa qui. Questo qui è il nostro punto 3. Quindi qui posso decidere di chiudere la mia operazione completa, quindi ho liquidato un po' una parte, un po' dall'altra, e qui liquido tutto quanto per potrebbe riaccelerare e venire a testare nuovi minimi. Quindi chiudo tutto. Quindi qui sui nuovi minimi abbiamo visto che c'è stato l'1, 2, 3 di Joros che ha fatto effetto, quindi ha prodotto un risultato. Andiamo a vedere dopo quando il mercato da qui va a rompere i minimi. Allora andiamo a ragionare piano piano perché io sto aspettando l'1, 2, 3 qui sotto. Allora, questi minimi, il mercato viene giù e arriva in questa zona qui. Allora questo potrebbe essere, se questo, andiamo a vedere se questo ha rotto il nuovo minimo, se questo è il corso, un attimo vado a prendere, eccolo qui. Ok, allora questo qui, no, questo non ha rotto il minimo, questo barra qui ha rotto il minimo. Quindi siamo su questa barra qui, abbiamo fatto questa mi sembra. Ok, sì, allora siamo su questa. Quindi siamo su questa barra qui. Questa barra qui mi rompe il nuovo minimo. Ok, andiamo a tirare via un attimo il cursore, eccolo qui. Però questa barra qui mi ha rotto il nuovo minimo. Okay. Andiamo a vedere se mi forma l'1, 2, 3. Quindi questo diventa il nuovo minimo, questo diventa punto 1. Quindi questa sta andando su, questa ritraccia e mi rompe il nuovo minimo. Quindi non faccio niente. Potrebbe essere questo il nuovo minimo 1. Però vedo che non c'è nessuna barra che sta andando su. Quindi in questo caso non ho nessuna barra che mi va sopra la barra precedente. Mi rompe qui. Mi fa qui il punto 1. Ok, perché questa barra ha un massimo minimo superiore a questa. Punto 1. Vedete che sta andando su? Abbiamo tutti i minimi e massimi crescenti. Quindi qui ho che è molto lontano, questa barra, questa situazione è molto lontana da questo minimo qua. Quindi qua sopra potrei entrare su questa barra, sopra questo massimo qui. Però potrei entrare, come vi ho detto, con una size molto inferiore, 0,02 magari. E in questo caso sarei andato stop, non ho avuto un bel ritracciamento qua, è rimasta qui la barra, avrei voluto che questa barra fosse venuta molto a ridosso di questo minimo. Allora in questa zona qui avrei tentato la mia operazione long. Andiamo avanti. Abbiamo detto questo punto 1, questo punto 2, il 3 viene invalidato, il 3.3. Viene giù di nuovo, questa va a testare a ridosso del minimo barra precedente. Mi forma il punto 1. Questa barra qui ho massimo, un minimo inferiore a questa. Quindi questa mi diventa il mio punto 2. Questa barretta qui. Questa barra rompe il punto 2 e il punto 1. Quindi questa mi diventava il nostro punto 3. Vediamo un attimo. 1. 2. E come ho detto prima, questa diventa il mio 2 e il mio 3. Quindi questa barra va a rompere il doppio massimo. E quindi qui avevo la mia entrata, dopo si riappoggia in questa zona e riparte va su ancora. Se magari perdevo questa, dopo è chiaro che non è che possa fare... Ma qui non è chiaro, ho il punto 1 qui, che si appoggia su questo punto qua, va benissimo per me. Punto 2, punto 3, questa. Entro qui sopra. Vai in accelerazione, riappoggia giù, dopo vai in accelerazione di nuovo. Però ci siamo con il discorso dell'1, 2, 3. Però andiamo avanti e andiamo a vedere dopo su questa tutta questa fase di accelerazione che mi fa nuovi massimi. Vedete qui ho dei massimi in questa zona qui, una fase di equilibrio del mercato. Mi crea un nuovo massimo. Quindi qui va su, mi crea un nuovo massimo. Bene, cosa mi fa? Punto 1. Questa barra qui viene giù, quindi questo minimo, questo massimo e questo minimo sono inferiori a questo massimo e questo minimo. Quindi questo diventa punto 2. Ho una barra inside, questa. Questa mi diventa il mio punto 3. Quindi io entrerò. Quindi ve la disegno qua. 1,
Abbiamo capito? No, una questa, due, tre, questa. Entro su questa barra qui, un tick sotto questo minimo qui, vado a vedere se il mercato viene giù in accelerazione. Il movimento me lo fa, ma gestendola avrei guadagnato qualcosa, oppure se avessi messo lo stop alla pari mi avrei preso lo stop alla pari alla fine, però comunque sono stato in guadagno. Solitamente io consiglio con il primo movimento, cioè cercare di avere dei vantaggi sul mercato, un edge sul mercato, come ho sempre detto, e noi abbiamo dei vantaggi se abbiamo comprato o venduto a ridosso dei minimi o dei massimi. Ho comprato, come abbiamo spiegato su un altro webinar, vedo sul grafico daily il mercato viene giù, mi fa un minimo, in caso mai questo minimo viene recuperato il giorno dopo, allora io qua ho un vantaggio che solitamente sono entrato insieme ad altre persone, quindi il primo movimento a rialzo posso già inserirmi in uno stop alla pari, in modo tale da vedere dopo se il mercato va su, quindi sulla prima accelerazione posso liquidare una parte della mia posizione e poi mantenere il resto per vedere se il mercato sale e va su. Avete visto adesso, brevemente l'ho fatto vedere, su un minuto vi ho fatto vedere che si può far tradare anche così. Però ricordatevi queste situazioni qua, questa situazione, questa e questa. Ricordatevi il CCI com'è, perché io ho salvato questa foto e la prossima volta vi parlerò del CCI, quindi vi farò capire un po' di cose sul CCI e come cercare di... Sapete che io sono contrario solitamente agli indicatori, per questo è un buon indicatore comunque, però andiamo a vedere come cercare di contestualizzare bene la nostra entrata col CCI e come andare a vedere magari determinate cose importanti. Il CCI è stato è un indicatore fatto da Don Lambert nel 1987, mi sembra, ed era un matematico e siccome a me piace la matematica, avevo 10 matematica e quindi... cerco di seguire magari qualche matematico o qualcosina che c'è di matematico sul trading. E quindi cerco di avere magari anche dei vantaggi, vedere magari di fare delle operazioni con rischio 1, rischiare 2, 3 tick per prendere magari 10, rischiare 5 per prendere 20, 30. Quindi avere un rischio di rendimento sempre coerente col mio investimento. E quindi parleremo del CCI la prossima volta e vi farò capire. Però ricordatevi, salvatevi. Questa slide io l'ho salvata, questo movimento qui, quindi vi farò capire un po' di cose tramite l'uso anche del CCI su queste particolari situazioni, una due, una tre, oppure quella là per aria, ok? Vediamo se ci sono domande, Giuseppe. Sì, allora Katia chiede, ma bisogna aspettare ogni volta la rottura di un nuovo minimo per iniziare il calcolo? Forse si riferiva alla costruzione del pattern di prima che facevi vedere sulla rottura del nuovo. Sì, se rompe, sì. Se adesso da qui siamo qui, ad esempio adesso, in questo caso, cioè, se va su, qua non ha rotto i massimi, quindi qua non posso fare conta perché non ha rotto i massimi. Ora determino, l'1 e 3 sono nuovi massimi. Quando mi va su e rimane lì impallato un attimo, è chiaro, cioè, non faccio fatica a fare operazioni qui, faccio un altro tipo di pattern che adesso non è la stessa, però vado a vedere se magari mi crea adesso qui, è andato su un attimo, da qui vado a vedere se mi crea l'1, 2, 3 su questa zona, vado a vederlo se me lo crea in questa zona qui, ok, quindi vado a vedere se me lo crea su nuovi massimi, nuovi minimi, altrimenti non faccio l'operazione. In questa zona qui vedete che... mi è partito Google, il cellulare. Allora, vado a vedere se mi fa un 1, 2, 3 su questa zona qui, ok, magari potrebbe essere questo 1, 2, 3 qui, su questa, viene giù, mi sarei messo corto e dopo alla fine magari... sotto questo, sopra questo livello qui non mi avrebbe beccato lo stop, qualcosina magari avrei portato a casa oppure avrei perso poco. Invece nell'ulteriore accelerazione qua c'era l'1, 2, 3 di nuovo, 1, 2, 3, ok. Ok, Pietro ti chiede, in caso di gap tra due candele, se è comunque valido il discorso del calcolo del pattern? Ah beh, ecco sì, ha fatto una bella domanda Pietro. Allora, facciamo un esempio, scusatemi, ho disegnato non tanto bene, vediamo un attimo di riuscire. No, qua non c'entra la schiena, comunque c'entra la mano. Allora, andiamo giù, facciamo finta che, allora, ha fatto una bella domanda. Facciamo finta che il mercato stia andando su, quindi qui siamo su nuovi minimi, ok? Quindi qui siamo sull'1, 2, 3, low, ok? Low di Joros. Allora andiamo a vedere adesso. Se mi fa un'apertura in gap, facciamo che apre così, ritraccio un attimo, un altro ritracciamento, e la barra chiude qui.
la barra dopo apre qui. E in questo caso col gap non farei l'operazione, non faccio l'operazione sempre il gap. Però se dovesse mai ritornare giù e ripartire, allora potrei tentare di nuovo l'acquisto in questa zona con lo stop, ma inserisco uno stop monetario, 10 euro. Anche qui, se dico 10 euro, cioè con quanto sono entrato? Con un lotto, è chiaro che 10 euro me lo becca subito. È chiaro che non essendo una situazione congeniale per l'apertura del trade, entro con una size inferiore. Tutte le operazioni che sono incerto, non ho voglia di perdermi il movimento, perché dico, cavolo, mi ha fatto la figura lo stesso, non è ottimale la figura. Qui magari entrerei con un lotto, vedo che non è ottimale, entro con 0,05, ok. Entro con 0,10 o 0,20, ecco, entro con un quinto rispetto alla mia size congeniale, solitamente entro. Quindi io cambio continuamente le size. E avete la possibilità con CFD di fare proprio i micro, quindi entrare con veramente poco e cercare di allenare. Cioè, dovete cercare di essere di camaleonti, cambiare continuamente pelle e cercare di capire esattamente se è una posizione congeniale oppure no del mercato. Adesso qui magari è andato su piano, è chiaro che qui dopo magari chissà come funzionano i volumi, qua sarei stato un attimino attento a entrare su questo trend, anche se dopo magari è andato un attimino giù. Magari qui sarei entrato con poco, con qui sarei entrato leggermente di più, con qua, magari qua sarei entrato con uno 0,10, qua magari non era al massimo, neanche questa sarei entrato con uno 0,40. Questa era bellissima questa qua, quindi qua sarei entrato con un contratto pieno. Quindi vedete che io cambio continuamente, dipende, perché questa, innanzitutto questa mi va a sbattere direttamente sul minimo precedente. Io entro in questa zona qui, ma da qui a qui c'è poco spazio, quindi sono molto ridosse i minimi, entrate poche persone, quindi poche persone qua sono entrati, in pochi trader, ok? Pochi trader e pochi maneforti, quindi molto probabilmente da lì potrebbe invertire e andare su bene, quindi qui entro con contratto pieno, non ho problemi. Se vedo che la situazione è un pochino complicata, entro con meno. Ok, spero sia chiaro un attimo il concetto. Eppure Giuseppe? Assolutamente. Discorso dei take profit mi sembra che l'abbiamo visto, giusto? Sì, liquido, la prima accelerazione liquido un 30%, e se sono incerto, ma liquido un 70%. E è chiaro che anche lì, bisogna contestualizzare. Ok, vi faccio un esempio. Il mercato mi fa l'1-3 qui, ok? Mi fa così subito. Cioè, è chiaro. In una situazione del genere è difficile da trovare, però se la trovo è chiaro che qui esco anche con l'80%, 85% del trade. Posso uscire con 90, mi tengo veramente poche azioni, poco un lotto, ne tengo 0,02, facciamo un esempio, mi tengo veramente poco alla prima accelerata, tanto quindi liquido tutto quanto qua. Se invece vedo, perché anche da qui io potrebbe ritracciare un attimo e di qua che sono amaro, non ho venduto, volevo guadagnare ancora di più. Quindi sull'accelerazione io vendo tanto. Se invece vedo che va su pianino, vedo che va su piano così, vedo che ci incisco un attimo, dico ok, guarda, adesso è qui. Il 30% lo liquido sotto questo minimo qua. Vedo che mi arriva lì, mi liquido il 30% o il 70%. E vado a vedere di tenere il resto per vedere se va su. Intanto tutto il resto lo sposto alla pari, tanto ho guadagnato già dal mio 70% uscito sulla posizione, vado a vedere se dopo la fine il mercato va nella mia direzione e cerco di impostare una strategia di uscita dal trade. Mi è rimasto un 30%, vuol dire che avevo un lotto e me ne è rimasto 0,33. Nel liquido 0,10 qua e 0,13 lo tengo per vedere se va ancora più su. Stop, chiuso, non me ne frego niente, chiudo il PC, mi lascio anche l'ordine di stop alla pari, ma ritorno e mi trovo il mercato che è qua sopra. Bene, insomma, mi è chiaro, chiarissimo. Io Paolo direi di chiudere con l'ultima domanda di William, che ti chiede se puoi fare un esempio sul minimo di oggi del Nasdaq a 12.620. Ok, andiamo a prenderci il Nasdaq subito, andiamo a vedere se c'era il Nasdaq a 12.620. Ecco, siamo il Nasdaq. Ecco, vedete la situazione del Nasdaq. Allora, facciamo un esempio che questo poteva essere il minimo, ma vedete, questa è la prima accelerazione, mi fa 1, 2, il 3 era qui, quindi potevo entrare in questa zona. Mi è andato su di poco, dopo è andato su, o mi beccavo lo stop alla pari o liquidavo qualcosina ed ero morto. Poi viene giù ancora, vedete che è frenetico. Questo è un bel punto 1, questo qua, un bel punto 1. Però vedete come scappa su. E cioè, qua come faccio? E cioè,
andiamo a vedere un attimo il punto 3 dove è in questo caso qui. Punto 1, punto 2, punto 3 qui, in questa. Io entro qua sopra, ho il 3 allineato sopra, dopo che mi ha fatto tutto questo movimento qua. Cioè assolutamente non avrei fatto operazioni. Cioè qui non avrei fatto operazioni sul Nasdaq, assolutamente non avrei fatto nessuna operazione. Quindi se l'impulso, il primo impulso è troppo forte, forse è meglio lasciarlo perdere, no? Meglio lasciarlo perdere. Cioè, c'era che alla fine mi ha fatto questa barra, cioè, mi ha fatto questa barra inside qui, su questa potevo anche entrare. Ma guardate che anche, vi tengo anche questa, vi tengo questa così capite perché non sarei entrato neanche per quanto riguarda se sia. Adesso la salvo subito insieme a voi, guardate, un attimo, mi è nato l'altra scheda, quindi vado a salvarla insieme a voi, quindi vi faccio la nota. Così, la prossima volta, non mancate al webinar che lo faremo tra un mese. Quindi vi farò capire che questa cosa qui non l'avrei fatta e vi faccio capire il perché. Vedete adesso la pagina che ho salvato io, no? State sì, vedendo Orighello? Sì. Ok. Adesso vi faccio vedere che io questa operazione non l'avrei fatta. Quando vi spiegherò il prossimo mese il perché non avrei fatto questa operazione, capirete il motivo. Quindi capirete il motivo perché non faccio questa operazione. Ne approfitto per ricordare il prossimo webinar che abbiamo deciso insieme a Paolo di farlo il 29 aprile, che se non sbaglio un giovedì alle 19. Quindi poi riceverete l'email con la registrazione, il link, quindi poi l'iscrizione come sempre sarà gratuita. C'era una domanda sulla registrazione di questo webinar, come sempre è registrato e è già in diretta adesso sulla pagina Facebook di Tickmill Italy, però poi domani sarà disponibile sul canale YouTube, sempre di Tickmill. Ok, Paolo, io direi che siamo a posto così, ti lascio andare e ti auguro ovviamente una pronta guarigione per la tua schiena. Speriamo, sì, intanto riesco a alzarmi meglio da letto, ti ringrazio, ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri, dai, spero che nel prossimo mese di essere più in forma, beh, insomma ho spiegato bene questa sera, quindi avete capito bene l'1-3-0 ROS, come cercare di tradarlo, che è un pattern esplosivo, però cerchiamo di controllare lo stop che è la cosa fondamentale quando si fa trading. Grazie mille Giuseppe, grazie mille a tutti quelli che sono intervenuti in questa diretta, grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie a te Paolo e buona serata a tutti, alla prossima.